ringraziamento a tutti voi di essere venuti, ai giovani in primo luogo, agli assessori e rappresentanti appunto delle istituzioni, agli operatori. E un saluto anche da parte dell'assessore regionale Sernaggiotto, che ha appunto detto per altri impegni di non poter essere presente, però appunto ricorda in maniera molto piacevole il fatto che di questo evento. E l'idea di trovarci qui assieme è quella di fare una riflessione, di raccontarci alcune cose da parte di chi ha gestito esperienze forti, da parte di chi l'ha vissuto attraverso appunto delle esperienze nel campo, da parte di chi l'ha deciso magari anche a livello politico. Il raccontarsi per riuscire ad elaborare qualcosa di ulteriore dopo 7 anni di esperienza. Il centro studi del CEIS, la rete dei comuni dell'Alto Vicentino, con la partecipazione appunto delle scuole, ha messo in piedi questo progetto. Allora, direi che possiamo partire in maniera anche abbastanza così informale e a fare un'inquadratura di questa esperienza attraverso chi è partito inizialmente e soprattutto chi ha deciso anche di sostenere questo progetto anche a livello economico.